si può dire, cerca di essere molto breve. Ma per una coincidenza significativa, io ho fatto il congresso regionale della UIL meno di un mese fa e mi sono trovato in relazione a citare entrambi i nostri ospiti, sia il dottor Rossi che il professor Vietti. Ecco, per questi lavori, per questo libro, per l'ultimo libro sul Mezzogiorno del professor Vietti. Ma vi dico subito che, come si sarà capito anche dagli elementi che il professor adesso, che il dottor Rossi ha voluto riassumere, non una lettura tranquilla, ma un contropelo su alcuni punti. E credo che comunque sia positivo che i libri non necessariamente confermino le proprie opinioni, ma talvolta le svuotano. Ecco, però io, mentre sicuramente condivido anche il fatto che il dottore abbia messo il sindacato e il sistema giuridico fra le due cose, no? Sicuramente ce ne sono molte altre che andrebbero cambiate. Anche questa è una provocazione forte, no? Noi siamo abituati a pensarci come quelli che riformano le cose, e invece lì veniamo messi fra l'elenco delle cose da riformare. Quindi anche questo è l'elemento. Ecco, ci sono alcuni aspetti che io senz'altro condivido. L'accento messo sulla necessità di cambiare lo condivido. Detto con una battuta, anche noi ci domandiamo quanto può durare essere ancora tra i più grandi sindacati, se non il più grande sindacato d'Europa, considerando CGIL, CISL, UIL, e avere tra i più bassi salari d'Europa e avere un fenomeno di precariato di questa natura. Non c'è dubbio che o noi dimostriamo di essere utili a risolvere questi problemi, o credo che nonostante apparentemente noi di anno in anno ci rafforziamo, in termini di adesioni, di iscritti ed altro, temo che poi la resa dei conti prima o poi arriva. Però mi convince meno invece il ragionamento fatto sul sindacato soggetto politico, in questo senso che non c'è dubbio che il sindacato deve vedere diversamente da quello che è stato nella sua storia il rapporto con la politica, e su questo punto noi abbiamo un'opinione diversa dalla CGIL, per esempio, e pensiamo che sia uno dei punti sui quali c'è più ragione tra di noi, ecco, si spiegano meglio le differenze. Non si tratta di cinghia di trasmissione, non più, ma lei stesso lo ricordava. E credo che non si tratti nemmeno, come ci risponde la CGIL quando dice ma io ho scioperato con il governo di tutti i colori, non è quello il problema. Il problema che rimane aperto è, secondo me, distinguere i piani su cui operano i partiti da quelli su cui operano i sindacati. Che però i sindacati possano proporre un modo moderno ancora di essere soggetto politico, e cioè di non fare soltanto attività, diciamo, strettamente sindacale, ma rappresentare il lavoro insieme alle altre componenti della società, io lo trovo un fatto importante. E ci sono grandi questioni sulle quali tocca a noi fare la nostra parte anche per riformare, l'esempio dei lavoratori atipici, gli enti bilaterali, cioè il fatto che in Italia abbiamo costruito pochissime istituzioni del lavoro, abbiamo un sistema tutto basato sui rapporti di forza, così come credo che la riforma del sistema contrattuale che noi abbiamo affrontato sia stato un elemento importante. Ci sono altre questioni che pure sono di carattere generale, come quella del fisco. Io metterei tra le grandi cose, ecco, se vogliamo aggiungere, se volete aggiungiamo un punto, la questione fiscale, a mio avviso, è una questione rispetto alla quale ha senso, a mio avviso, che un sindacato soggetto politico in questo senso rappresenti il lavoro, no? Nei confronti poi delle istituzioni della politica. E credo anche che la grande alleanza che si è fatta per cambiare il sistema contrattuale, senza la CGIL, ma con tutto l'universo delle relazioni industriali italiane più il governo, questa capacità di allearsi con Confindustria, con commercio, eccetera, eccetera, ha un valore anche, per esempio, per riforme, perché queste riforme sono. Io sono d'accordo con il dottor Rossi quando dice il riformismo, discutiamo. Due giorni vengo dal nostro congresso, finisco subito, dal nostro congresso nazionale è venuto il ministro Sacconi e ci ha detto che il riformismo è un metodo. Non credo che si possa dire che il riformismo è un metodo, è anche un metodo, magari, però credo che
modernizzando quello che è stato allora, è comunque un metodo per affrontare il problema delle disuguaglianze, quantomeno, della libertà. Ma da questo punto di vista io credo che questo tipo di alleanze che sono fatte dal sindacato confederale, soggetto politico, abbiano ancora qualcosa da dire. Volevo dire un'ultima cosa, velocissima, che io invece il motivo per cui ho citato il dottor Rossi nella nostra relazione, che penso che sia di grande interesse, è questo. Lui apre il libro dicendo che sì, c'è la crisi, parliamo della crisi, ma soprattutto vuole soffermarsi sull'enigma dell'ultimo quindicennio. Questo lo ritengo di grandissimo interesse e di grande interesse anche per quanto riguarda la nostra dimensione regionale. Noi insistiamo molto, su questo lo facciamo insieme, a dire non guardiamo soltanto l'impatto violento che ha avuto la crisi in Abruzzo, non guardiamo soltanto il terremoto, guardiamo al fatto che dal 2000 siamo fermi, quindi guardiamo alle ragioni più profonde, di più lunga durata dei nostri problemi. Io parto dalla parte finale, dalla parte iniziale dell'intervento e dalla parte finale di Roberto Campo. Poi noi stiamo facendo i congressi, abbiamo fatto quelli di Camera del Lavoro in queste ore, cioè quello regionale. E il punto è proprio questo, che non esiste la crisi, esistono le crisi perché la crisi internazionale arriva in Italia, in Abruzzo, producendo effetti molto diversi, perché il terreno che trova è completamente diverso dal terreno di altri paesi. E quindi l'effetto, l'analisi della CGL giusta, è quella di chi prevedeva nel 2008 subito che avrebbe avuto, come diceva il segretario generale, un effetto a valanga. Perché come l'ha fatta in questo paese, se io dovessi descrivere l'Abruzzo, se uno si descrive l'Abruzzo, i fatti che accadono sono fatti prodotti dalla crisi internazionale, ma poi diventano tipici abruzzesi. Faccio delle brevi osservazioni. Prima osservazione. L'Abruzzo è una regione nata, anch'essa, moderna, dal titolo V, 2001. Ma l'Abruzzo diventa Stato nel momento in cui l'Abruzzo ha una crisi istituzionale e politica fortissima, di centrodestra e di centrosinistra. Non è indifferente che lo Stato abruzzese sia in crisi. Morale ed etico. Secondo, l'Abruzzo nel decennio, sempre ricordato, produce un effetto di incremento del debito pubblico abruzzese regionale da 269 milioni, vado a memoria sui conti, a 3 miliardi e 700 milioni, non in 9 anni. Centro-sinistra e centro-destra. Non è possibile fare nessuna manovra anticiclica rispetto ai fatti accaduti ormai. La seconda voce, la terza voce del debito abruzzese, del debito abruzzese, della spesa abruzzese, scusate, sanità, trasporti, interessi sul debito, 196 milioni di euro. Terza questione. Abruzzo è vittima del governo Berlusconi che dura da un quindicennio, o perlomeno da 7 anni, invece si fa finta che siamo arrivati adesso, che Berlusconi arriva adesso, nella parte più debole, nella parte del welfare, perché non ce la fa a stare da solo, perché in Abruzzo c'è una crisi fiscale di entrate, adesso c'è la legge delega 42, ma il punto è che l'Abruzzo ha un bilancio di 1 miliardo e 800 milioni di spesa propria, di tributi propri. 700 milioni sono di trasferimento dello Stato, solidarietà, 2 miliardi e 5. La spesa regionale della ripartizione sanitaria senza lo spreco è 2 miliardi e 300 milioni. L'Abruzzo con 200 milioni, 300 milioni al massimo, dovrebbe fare tutto il resto sul titolo quinto. Quindi turismo, sanità abbiamo detto, turismo, lavoro, attività produttive, turismo, formazione, tutto quello che c'è nel titolo quinto. È impossibile.
quindi l'Abruzzo vive una situazione dove alla crisi da debito c'è una spiegazione,